A questo punto bisognerebbe proclamare la persona vincitore. Io direi che c'è stata una giuria. Io volevo solo dire due cose. Prima di tutto un ricordo per Gianni, che penso che tutti l'abbiate conosciuto, quindi c'è poco da aggiungere. Per me è stato un onore, no? E anche un'occasione di conoscere persone, soprattutto da socio, membro del gruppo fotografico Progetto Immagine, questa possibilità di unire la fotografia e un patrimonio che Lodi ha, il patrimonio della fotografia di Lodi, di metterla, contaminarla se vogliamo con una fotografia del passato. Quindi c'è stata una giuria, c'è Alberto prima, che è uno dei, esatto, sia del gruppo, con Matteo e altri, quindi sono loro le persone che devono in questo momento parlare. Quindi. Io lascio per te la parola giusto al finale. Un grazie ovviamente a tutti. Non sembra, ma la catena per arrivare a queste giornate è stata lunga e complessa. IRT è difficile come tutte le cose che si fanno per la prima volta. Devo ringraziare veramente, perché quando dicevi che si contaminano, chi conosce il Festival Fotografia Etica sa che è un progetto per comunicare il presente con una fotografia completamente diversa, e ho imparato anche molte cose, che alcune sono immagini, altre sono fotografie, e molto spesso io paragono la fotografia attuale all'avvento del carattere mobile con Gutenberg, che qui ne siamo circondati. Prima c'erano gli emanuensi, dopo arriva Gutenberg e nasce una nuova era. La fotografia digitale oggi è questo: prima c'era la fotografia, oggi c'è la fotografia digitale. Questo incontro, aver fatto parte di questa giuria, mi ha fatto veramente andare a fondo degli emanuensi della fotografia, dove il valore del singola opera, del singolo capolettera, era più importante di tutto. Era importante anche addirittura il destinatario, che era per forza unico, molto spesso unico. Quindi ecco, questa cosa è, come dire, un cerchio, un approfondimento delle origini di quello che oggi è la nostra fotografia e di quello che oggi è l'evento del festival. Per cui veramente un grazie incredibile, perché attraverso questa conoscenza storica si ha un po' più le basi per dove andare dopo. Bella frasona che è, però è molto concreta, che sembrano quelle frasi dette e rifatte da Baci Perugina, ma invece prendono proprio qualcosa di valore, di concreto, già da oggi. Quindi grazie mille, veramente. The winner is... E a questo punto decretiamo riveliamo la Card Visit che ha vinto questo primo concorso nazionale. È questa che vedete esposta. È una carta di visit che arriva da Avellino. Ilaria Feoli è l'autrice, è chiaramente esposta insieme a tutte le altre. Ecco, abbiamo alla fine dovuto sceglierne solo una, ma è stato veramente molto 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 complesso, perché per lavoro, per creatività, per processo ce ne sarebbero state almeno altre 10 tranquillamente, che avrebbero potuto assurgere ad essere la vincitrice o comunque ricevere delle menzioni. Alla fine abbiamo voluto rimanere fedeli a quello che era il regolamento, quindi decretare soltanto la fotografia vincitrice. Gabriele vi darà un piccolo contributo finale sulla fotografa vincitrice, la partecipante vincitrice. Bel problema, eh? Allora, bella sfida. Ho qualche immagine per raccontarvi di questa ragazza, che è molto giovane. È una fotografia che io dico che è una fotografia al femminile. È un tipo di sensibilità, di prospettiva e di approccio che mi piace definire femminile, perché la fotografia è termine femminile e comunque richiede un particolare tipo di sensibilità, che per carità possono avere anche i maschi, però è comunque una sensibilità che tende ad accogliere.
e a raccogliere. Mi è capitato di scrivere e di spiegare che se dobbiamo fare delle generalizzazioni, il maschio sulla spiaggia prende un sasso e lo fa rimbalzare sull'acqua e lo scaglia lontano. E invece la prospettiva femminile invece è di raccogliere la conchiglia. L'uomo primitivo vedeva il cinghiale e diceva: come posso fare ad ammazzarlo? La donna primitiva dice: come posso fare a cucinarlo? Sono prospettive un po' diverse e quasi quasi direi che sto imparando a riconoscere nella fotografia se in genere è stata fatta da un maschio o da una femmina. Parliamo di generalizzazioni, però qualche cosa secondo me al fondo c'è. Ilaria è molto giovane, secondo me deve fare ancora molta strada e ne farà. Avremo occasione di riavere a che fare in fotografia con questo personaggio che è in crescita dal punto di vista artistico, perché noi stiamo parlando di opere e non di foto. Le foto sono immagini, le foto le facciamo tutti e c'è qualcuno invece che le usa per esprimersi, per fare arte, per raccontare storie, perché può anche servire la fotografia naturalmente per documentare, per mille impieghi. Quella che è privilegiata dalla carte visite è una fotografia che racconta qualche cosa, racconta storie, racconta persone, racconta emozioni. E ho chiesto a Ilaria, ieri mi ha mandato questo video, che ci ascoltiamo insieme sperando che funzioni. Salve, salve a tutti e ringrazio tutti e ringrazio la giuria per questo premio e sono felice che la mia carta da visita vi abbia emozionato. In realtà essa nasce proprio per questo concorso, ma diventa una vera e propria mia opera d'arte fotografica, in quanto è la rappresentazione e la sintesi di tutta la mia poetica che si basa principalmente sulla rappresentazione di una primavera, intesa come metafora di una felicità che spesso ci sfugge, come diceva Leopardi, una primavera che tende appunto a non arrivare, a tardare, dove ogni fiore tende ad appassire. Una concezione un po' esistenziale dell'esistenza dell'uomo, rappresentata dalla sua fragilità e dalla sua appunto caducità. Tutto questo rappresentato attraverso l'autoritratto, proprio come nella carta da visita, perché comunque ogni mia opera, ogni mia fotografia è un qualcosa di mio, è un diario che si apre, si recita e si legge, un diario intimista. La carta da visita è stata creata attraverso appunto tutta questa metafora della primavera, dove appunto ci sono questi fiori che ho dipinto a mano, questi fiori che appartengono appunto al vestito che indosso e che vanno a richiamare anche un po' l'epoca delle carte da visita, ovvero l'Ottocento, dove appunto il colore in fotografia non era ancora nato, ma che comunque esisteva proprio attraverso la manodopera, quindi è anche un omaggio sia all'Ottocento che ha dato vita appunto alla grande fotografia e sia appunto a questa mia primavera che tende appunto a sfiorire. Ringrazio ancora tutti per questa grande opportunità, ringrazio la giuria e sono felice appunto che questa mia primavera abbia portato un buon profumo anche qui da voi. Grazie. Ho pescato un'intervista che è pubblicata sul web su un sito che si chiama ISO 400, in cui c'è una giornalista che intervista Ilaria e le chiede: la fotografia che ti piacerebbe fare? Bella domanda. Potrei starmene qui ore e ore a pensare a un luogo, un vestito da indossare, una tematica da svolgere, un problema da risolvere, capire se togliere o meno le scarpe, se legare o lasciar cadere i capelli sulla pelle, se scegliere me o un fiore di campo come lo soggetto, o meglio se scattare in un giorno di primavera o in un inverno. Ne starei ore prima di pormi queste futili domande e forse non troverei alcuna risposta valida.
perché in fondo la fotografia che mi piacerebbe scattare è una di quelle da leggere come se fosse una poesia. Una poesia diversa per ogni lettore, una poesia che parli d'amore, che Silente tocchi il cuore con delicatezza e che lì ci rimanga per lungo tempo. Questa non è solo la fotografia di Ilaria, ma è la fotografia che amiamo tutti.